La lezione di oggi è sulle ghiandole surrenali. Prima di tutto cerchiamo di capire a cosa servono, dove si trovano a questo punto del corpo, a cosa servono. Allora, per iniziare dobbiamo suddividere le surrenali in due parti. Una parte che è detta la regione midollare, che è la parte più interna della ghiandola, e la parte più esterna, che è detta la regione corticale, che sta intorno, la corteccia surrenale. La parte più interna produce principalmente adrenalina e noradrenalina. La parte più esterna è controllata dall'adenoipofisi, la quale produce l'adrenocorticotropo, ACTH. Questo influisce sulle ghiandole surrenali che di conseguenza a ciò producono degli ormoni steroidei. Vediamo adesso nello specifico una parte e l'altra. La parte midollare, come abbiamo detto, produce adrenalina e noradrenalina. A cosa servono? Allora, prima di tutto, hanno entrambi una struttura amminica cosiddetta. L'effetto di questi ormoni, di queste molecole sull'organo bersaglio è multiplo, ma lo scopo principalmente è uno ed è sfuggire a un pericolo. L'adrenalina fa in modo di produrre una serie di reazioni, in particolare aumenta il battito cardiaco, in questa maniera aumenta il sangue negli arti, fa in modo di diminuire le funzioni dell'apparato digerente. Nella stessa maniera fa in modo di convogliare il sangue che andrebbe all'apparato digerente in gambe e braccia. Quindi fa in modo in questa maniera di renderci più attivi. Perché ovviamente facciamo un esempio, diciamo che c'è un leone che ci sta inseguendo, cosa che per diverse decine di migliaia di anni è stata la nostra storia. Uno dice: no, sì, però mi sono appena mangiato una bella peperonata e quindi voglio stare tranquillo e beato. Manco per niente. C'è un leone, devo fuggire, devo scappare via il più in fretta possibile. Quindi il mio corpo manda una scarica di adrenalina e di conseguenza sono pronto all'azione. Altri effetti sono comunque tutti legati all'aumento della reattività del corpo. La prima parte, la regione midollare, ha come scopo quello di mandare questi neurotrasmettitori, adrenalina e noradrenalina, per fare in modo di essere più attivi possibili, più pronti possibili ad agire. Fra le altre cose, vengono colpite le cellule del fegato per fare in modo di rilasciare più glicogeno possibile e in questa maniera bruciamo più energia. Ok, quindi c'è tutta una serie di funzioni che hanno comunque in comune quello di riuscire a sfuggire al predatore. Vediamo la seconda parte, la parte che abbiamo detto corticale. La parte corticale del surrene produce una serie di funzioni molto importanti. Utilizza come base il colesterolo che viene poi, diciamo, modificato nelle tre forme principali: glucocorticoidi, mineralcorticoidi e steroidi sessuali. Per quello che riguarda i mineralcorticoidi, il più importante è l'aldosterone. Agisce sulla funzione della pompa sodio-potassio, facendo in modo che il rene riesca a riassorbire il sodio e eliminare più potassio. È una cosa di cui facciamo molta più esperienza, invece, sono sicuramente i glucocorticoidi. Il glucocorticoide principale della nostra specie è il cortisolo. Sia adrenalina che cortisolo sono detti anche ormoni dello stress. Il cortisolo risponde allo stress, quindi quando sentiamo uno stress forte, il cortisolo aumenta nel sangue. Qual è l'effetto di questo? Ce ne sono diversi. Primo, lo zucchero venga utilizzato di meno e che invece vengano più usati lipidi e proteine. Se è in aumento la risposta del cortisolo, viene, tra virgolette, disattivato il meccanismo del sistema immunitario. Questo è anche il motivo per cui dal cortisolo si è ricavato un medicinale molto potente, il cortisone, che appunto blocca le infiammazioni. Il cortisolo blocca le infiammazioni, blocca tutte le reazioni del sistema immunitario. Di fatto, le surrenali producono due sostanze pericolosissime per il corpo. Una è l'adrenalina e l'altra è il cortisolo. Perché pericolosissime? Sono entrambe molto utili, ma quando vengono emesse nel contempo, l'effetto è questo. Il leone di prima. Ci sta inseguendo il leone. Se dopo aver mangiato siamo in uno stato di, come possiamo dire, di sonnolenza, dovuto al fatto che la maggior parte del sangue deve andare all'intestino, quindi è sottratto agli organi che in quel momento non stanno digerendo.
la parte digerente prende gran parte delle sue forze e quindi noi ci sentiamo stanchi e assonnati. Stessa cosa ci capita quando abbiamo una malattia in corso, perché la maggior parte dell'energia viene mandata al sistema immunitario e quindi ci sentiamo fiacchi e deboli. Vi sarà capitato, a tutti è capitato, che quando ci si diverte, quando ci si concentra in maniera molto attiva su qualche cosa, anche la malattia sembra perdere di mordente. Questo si nota molto nei bambini perché sono ovviamente più istintivi rispetto agli adulti. Si nota che un bambino, magari che ha la febbre, arrivano a trovare i suoi compagnucci, vogliono giocare con lui, ecco che il bambino sembra non avere più la febbre. Gioca, si scatena con gli altri. Passato il momento, perché i bambini se ne vanno, gli altri crolla. Le sue attenzioni hanno fatto in modo che l'energia venisse sottratta al sistema immunitario e mandata in altre parti del corpo. Il cortisolo fa questo. C'è un leone che ci sta inseguendo. Il cortisolo dice: beh, allora mi dispiace, ma ora come ora non possiamo permetterci di avere l'influenza. Per cui l'influenza è messa a tacere finché si sta scappando dal leone. Quando abbiamo finito di scappare dal leone, crolliamo. Questi due ormoni sono molto più, in certo modo, utilizzati dagli uomini, dagli uomini rispetto alle donne, intendo. Tant'è che in guerra si vedono molto spesso casi di uomini che combattono fino alla fine per poi crollare morti. L'adrenalina e il cortisolo riescono a darci queste due capacità. Il problema è quando vengono secreti a lungo. Facciamo un esempio: diciamo che dobbiamo fare un esame o una prova importante, un colloquio di lavoro, comunque una prova stressante. E qui non si tratta di un leone che ci segue, ma di una prova che può durare anche giorni. Ma per giorni viene secreto costantemente nel corpo adrenalina e cortisolo, con la differenza che non ci serve perché non stiamo scappando, siamo fermi. L'effetto finale che viene è quella che viene detta fame nervosa molto spesso, cioè uno ha sempre fame e nonostante continui a mangiare si sente senza energie, perché lo stress cosiddetto fa in modo di non lasciare il tempo al corpo di rigenerare, di sfruttare queste energie, anche perché ricordiamo, l'adrenalina toglie l'energia all'apparato digerente, il cortisolo lo toglie al sistema immunitario. Facciamo un esempio di stress prolungato. In prima fase vengono bloccate le funzioni cosiddette accessorie, quelle vengono bloccate subito, che vuol dire che uno ha un chiodo fisso, detto in maniera molto banale, cioè lo stress continua a rimandare a devi fare questo, devi fare questo, c'è questa situazione di pericolo. L'effetto più grave è che comincia la fame nervosa e non si riesce a assorbire energia. Il terzo effetto molto più grave è che il corpo si ammala molto di più perché il sistema immunitario viene messo a tacere dal cortisolo. Alla lunga questo può avere conseguenze veramente devastanti. Avere quindi in circolo il cortisolo può essere molto pericoloso proprio perché disattiva le funzioni, abbiamo detto, il sistema immunitario e attiva una serie di funzioni a lungo termine, quindi il cuore può cominciare a accelerare troppo, lo stomaco non funziona nella maniera giusta, l'abbiamo già detto, non riesce a digerire bene, eccetera. Questo può provocare alla lunga problemi seri, sono tutti i classici problemi dovuti allo stress, come le ulcere gastroenteriche, il fatto che il cuore sta battendo troppo, quindi genera anche ischemie, e insomma diverse funzioni negative, per cui c'è un feedback negativo piuttosto forte che fa in modo che il cortisolo non cresca mai. Per evitare che ci sia un eccesso di questo, il fattore di rilascio della corticotropina è stimolata dall'ormone che abbiamo già detto, la CTH dell'ipotalamo. Il meccanismo è molto complesso proprio perché il cortisolo è un'ultima risorsa. Eppure, vista la vita stressante che facciamo, è molto facile che ne produciamo troppo e costantemente. Chiusa parentesi sullo stress, torniamo a finire. Gli steroidi sessuali, che sono principalmente quelli maschili, il più famoso di tutti, il testosterone, come hai saputo, quelli femminili sono principalmente l'estradiolo. Hanno come scopo quello di attivare le funzioni sessuali secondarie. Si attivano soprattutto in pubertà e fanno in modo di trasformare, tra virgolette, un maschietto in un ragazzo e una femminuccia in una ragazza. Quindi attivano tutte le funzioni sessuali secondarie. Questi poi proseguiranno il loro lavoro per tutta la vita, ma dopo la forte spinta della pubertà, che cominceranno a calare sempre più la loro funzione, che invece viene sostituita totalmente dalle gonadi. In questa fase, in questa prima fase, danno una spinta forte per aiutare a generare testosterone e l'estradiolo.